Carissimi lettori di Zio Music, sono Fabrizio Sotti, sono a Milano oggi da Lucky Music a presentare la mia nuova ad Angelico, Fabrizio Sotti, Signature Model. Ho iniziato a pensare a questo strumento, a dire la verità, moltissimi anni fa, quando ho avuto il privilegio di avere qualche lezione dal grandissimo Joe Pass, che il primo giorno in cui l'ho incontrato, mi ricordo, si è presentato con ad Angelico, ovviamente quelle fatte da John D'Angelico originali, e quello mi ha veramente cambiato quasi la vita. Da allora ho sempre pensato, wow, D'Angelico e tutta la storia che c'è dietro D'Angelico, perché anch'io, essendo un italo-americano, e suonare una chitarra che ha definito quasi il suono del jazz, che è stata fatta da un italo-americano, oggi avere il mio signature model D'Angelico lo considero un grandissimo onore, ancora di più che se fosse per un qualsiasi altro brand, proprio perché per la sua storia italo-americana come la mia, che è da 25 anni che vivo ormai negli Stati Uniti, sono americano, per cui sono diventato anch'io italo-americano. Il concetto dietro questa chitarra è, volevo avere uno strumento molto versatile, ovviamente partendo da un concetto di una chitarra jazz, però potendo anche usarla in studio per fare anche registrazioni, anche non solo nel jazz. E questo è uno strumento veramente versatile, da quale possono essere da jazz al blues, fusion, rockabilly, possono un po' di tutto. Sono partito come concetto di base dalla D'Angelico EXSS, che è un modello standard che loro hanno, e da lì sono partito a creare il mio modello. Le principali differenze sono, partendo dalla tastiera, invece di avere di inlays, di big blocks di madreperla, ho fatto i tradizionali dots, come una 3.5, c'è la mia firma al 12° tasto, e la tastiera l'ho cambiata con un tasto similare, diciamo, come forma a un Dunlop 6100. In più ho cambiato i pickup, sono due Seymour Duncan, sono un SH2 al neck e un SH4 al bridge, per cui questo è un jazz pickup e questo è un so-called jetpack model. Intenzionalmente ho voluto avere una cassa molto risonante, molto acustica, e per ottenere quello ovviamente ho messo un block che tradizionalmente va su quasi tutta la lunghezza del corpo, invece l'ho mantenuto solo un piccolo block che è più o meno da 4-5 inch solo sotto al ponte, appunto per mantenere un suono veramente acustico. E perché la mia tecnica di registrazione, solitamente, a parte avere l'amplificatore con tutta la pedalina normale, è anche quella di mettere un Neumann davanti alla cassa più o meno a 15 inch, 20 inch, per anche ottenere proprio questo suono caratteristico anche del jazz, avere questo suono acustico che differenzia tutte le chitarre fra essere una arch top e non being an arch top, anche se questo non ha uno spruce top, ha solo un legno, diciamo, normale laminato, però il risultato è veramente incredibile. Veramente un ottimo suono acustico. In più, un altro cambiamento fondamentale per me è usare le Sperzer machines invece che normali machines. Questo mi dà ovviamente la possibilità di cambiare le corde velocissimamente. Quando sono on the road, faccio concerti o session, a volte cambio le corde anche due volte al giorno, proprio questo mi salva un sacco di tempo. Questa è la prima versione della Fabrizio Sotti Model, sono 20 strumenti, sono tutti numerati e fermati da me all'interno, e ogni serie di 20 strumenti cambieremo anche il colore della chitarra, però fondamentalmente per quanto riguarda tutte le caratteristiche tecniche rimane la stessa. Quando ho iniziato a concepire questo strumento, il fatto di essere uno strumento versatile è una cosa fondamentale per il tipo di lavoro che faccio, perché ho la mia carriera solista in cui faccio i miei dischi di straight ahead, jazz e fusion, però poi anche la carriera come produttore, songwriter e suonando in studio, volevo avere uno strumento che potesse fare tutto.
con questo particolare strumento, che è da un anno che lo sto suonando, nelle varie fasi di prototipo, fino ad arrivare a questo che è lo strumento, diciamo, finale. Posso farti un esempio pratico: ho appena fatto un nuovo disco in trio con Francisco Mela e Peter Slavov, che uscirà fra l'altro giugno, interamente suonato con questa chitarra, ed è un straight ahead jazz type of album. Però ad esempio ero 2 settimane fa a Las Vegas a registrare con Calvin Harris, il DJ, e sto anche producendo un nuovo disco di Ricky Martin, dove ho suonato praticamente quasi tutte le parti con questa chitarra, per cui è super versatile, utilizzando di nuovo questo jazz pickup SH2 della Seymour Duncan e SH4 Jeff Beck, sempre della Seymour Duncan. Ovviamente quando suono più jazz tradizionale utilizzo solo quello al manico, o altrimenti varie combinazioni, specialmente la combinazione di entrambi allo stesso tempo. Non uso quasi mai solo il pick up al ponte, quella più applicazione magari un po' più aggressiva, più proprio rock blues o anche rock, puoi suonare addirittura anche rock and roll con questa chitarra. Hi, I'm Steve Pisani of the Angelico Guitars, and we are very proud to introduce Fabrizio's artist model, the Angelico. It has such cool features like the Spurzo locking machines, the Seymour Duncan reverse pickups, jumbo frets, Fabrizio's signature label, and also his signature on the 12th fret. Fabrizio and I go back, about 24 years, and when we had the chance to introduce one of his signature guitars, it was our honor to do it. Fabrizio, international star, production, playing, well-regarded in every facet of music, especially the jazz world. And we get many emails and people call up about our relationship with Fabrizio, and it's an honor to have him with us. So if you get a chance, check out this guitar, check out Fabrizio's new album, which is coming out in about 2 months. And like I said, he's also on the website, and this is a great instrument, and it's an honor to be a pal of Fabrizio and to be able to represent him with our beautiful Fabrizio's signature guitar. Thanks a lot.